Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video super speciale perché, per chi non lo sapesse, da settembre nella Sephora Italia arriverà Charlotte Tilbury e quindi ho pensato di dirvi quali secondo me sono i prodotti che vale la pena acquistare, visto che comunque hanno un costo non indifferente, e quali invece potete tranquillamente lasciare stare. Inizio dal mio pezzo più amato di tutta la collezione di Charlotte, ossia l'Hollywood Flawless Filter, del quale vi ho fatto anche tutto un video dedicato che ve lo lascio linkato qui. Questo è un pezzo secondo me assolutamente interessantissimo. Altri prodottini secondo me super super validi che vale la pena acquistare sono le sue palettine di ombretti per occhi. Allora ve ne mostro una, vi mostro la mia preferita in assoluto, io ne ho diverse, quella The Golden Goddess, praticamente la Dea Dorata, ed è veramente così, questa riesce a tirare fuori da qualsiasi occhio uno sguardo magnetico, e questa è la vera e propria parola. Allora, mi piacciono tantissimo perché sono molto, hanno uno schema colori semplicissimo, molto intuitivi da usare, sono perfette per qualsiasi look. Potete ricreare un look semplicissimo, potete ricreare un look molto sofisticato, un look giorno, un look notte, e potete veramente scegliere qual è la gamma colori più indicata per voi, perché veramente ci sono tantissime combinazioni diverse. Questa è sicuramente la mia preferita, che consiglio tantissimo a qualsiasi tipologia di colore di occhio, ma in particolare a chi ha come me gli occhi nocciola ambrati con le pagliuzze dorate che tirano un po' fuori il verde. Questa qui è spettacolare. Abbiamo anche le palettine fatte in questo modo, quindi un po' più grandi. Questa qui è famosissima, è la Darling Palette, molto molto bella anche questa, e poi invece ci sono le palettine un po' più grandi come questa qui, ce ne sono diverse. Questa è la Pillow Talk, questa è molto molto bella perché vedete ci sono tutti questi, scusate, ci sono tutti questi colori, ma è vero che ce ne sono tanti, però come potete vedere sono a schema di 3, quindi sostanzialmente è come se Charlotte già vi desse le varie combinazioni di colori, poi nessuno toglie che potete mischiarle e combinare tutti quanti insieme, però già lei vi facilita il lavoro, e questa è una cosa molto interessante che mi piace molto perché lei pensa sempre tutti i suoi prodotti per un uso quotidiano, per un uso di un non professionista, quindi veramente per l'utente della porta accanto, non per il makeup artist che fa le sfilate. Rimanendo in tema occhi, io vi consiglio anche tantissimo questi qui. Questi qui sono gli ombretti in crema. Allora, non è facile trovare un ombretto in crema che resista nel tempo e che non vada nelle pieghe. Ora, io questi qua li utilizzo tranquillamente senza primer e mi rimangono su tutto il giorno. Poi verso la fine della serata, poco 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 poco, leggermente, ma se abbondo un po' tanto, faccio uno strato molto spesso, vanno nella pieghetta, però è una cosa veramente impercettibile. Questi sono super consigliati. I blush, allora i blush sono questi qui, ci sono anche quelli in crema e ci sono anche dei blush usciti da pochissimo che però io non ho ancora provato. Comunque, questi qui sono i blush classici, sono fatti in questo modo, praticamente hanno una parte esterna di un colore e la parte interna di un altro. Ve lo mostro anche in quest'altra tonalità che riuscite a vederlo meglio. Vedete, sono fatti in questo modo. Allora, i blush, sì, non sono male, ma secondo me non sono niente di speciale. Cioè, ho usato e uso blush che costa veramente molto molto poco, come ad esempio quelli della NYX, che sono, li trovo molto più performanti. Questi non sono niente male, però sinceramente non sono tra i miei pezzi preferiti che vi direi comprate. Un pezzo invece molto molto interessante è questo qui, ossia la Cipria, questa. Anche di questo qui vi ho fatto un video tutto dedicato, ve lo lascio linkato. Questa qui è l'Eyebrush Flawless Finish ed è una cipria fantastica perché rimane super idratante, ma allo stesso tempo opacizza senza dare un effetto gessato, quindi comunque rimane luminosa ed è perfetta perché ha una pelle secca, non la consiglio assolutamente per chi ha la pelle grassa. Altro prodotto che mi piace, che però non mi fa impazzire, cioè ha tanta fama, però secondo me
Non è niente di speciale, è questo qui. Questo qui è il Filmstar Bronze and Glow. È sostanzialmente un duo di bronzer e illuminante. Allora, l'illuminante mi piace molto perché è molto discreto, è veramente molto molto etereo, mentre il bronzer non mi fa impazzire, lo trovo poco pigmentato. E sono usciti anche i nuovi bronzer che non ho provato o che proverò prossimamente e vi farò sapere se trovo delle differenze nella formulazione. Sostanzialmente dovrebbero essere formulati come la cipria che vi ho mostrato prima, però questo qui non mi fa impazzire. Io lo adoro perché mi fa impazzire il packaging e perché mi piace tantissimo l'illuminante, però consigliavi di comprare questo qui. Una cosa che sicuramente vi consiglio è questo qui. Questo qui è una crema per contouring appunto in crema. E questa qui è veramente fantastica perché è del giusto grado di pigmentazione, quindi non è né eccessivamente pigmentato né poco pigmentato, si sfuma veramente benissimo, si fonde con l'incarnato e soprattutto è freddo, quindi è perfetto per fare il contouring vero e proprio. Vi consiglio assolutamente poi questi qui che sono illuminanti barra blush barra bronzer in crema. In realtà me ne manca uno, mi manca il Peach Gasm che non so che fine abbia fatto. Sono veramente spettacolari, io li uso tantissimo perché ce l'ho. Ovviamente il trucco che vedete su è realizzato tutto con i prodotti Charlotte. E questi ve li consiglio tantissimo perché sono veramente super facili da utilizzare. Voi li applicate direttamente sul viso e li andate a sfumare con le dita. Si fondono totalmente con la pelle e danno un effetto super luminoso, di colore molto tenue, però sono veramente pazzeschi. In estate secondo me sono qualcosa di spettacolare, ma anche in inverno perché danno subito quella sensazione di pelle sana e poi a mio avviso i prodotti in crema, se poi sopra ci mettete anche quello in polvere, fanno durare il trucco praticamente in maniera eterna. Un prodotto che mi piace molto, però ve lo consiglio se siete veramente innamorati di questo brand. Altrimenti sinceramente no, perché diciamo, il rapporto qualità-prezzo lo potete trovare anche in altri prodotti molto molto più a buon mercato. È questo qui. Questo qui è il Magic Away, quindi è il correttore liquido. Ed è molto molto buono perché comunque si fissa molto bene. Se avete il contorno occhi molto secco come me, ad esempio, dovete idratarlo molto bene. Ecco, e questa è anche una cosa per cui me lo fa sconsigliare, perché se non fate veramente una buona buona skincare, questo prodotto potrebbe darvi dei problemi. Io lo trovo molto buono, veramente non va a depositarsi nelle pieghette, fa un effetto molto molto liftato, veramente leviga la pelle, però dovete saperlo utilizzare perché altrimenti secondo me potrebbe darvi qualche problemino. Un prodotto che mi piace tantissimo, veramente tantissimo, è questo qui. Questo è un semplicissimo mascara, questo è il Full Fat Lashes. Che è praticamente, qua dice 5 in 1, cioè curvatura, separazione, volume, lunghezza ed effetto trama. A me piace tantissimo perché veramente è bello intenso, ce l'ho anche su adesso, è bello intenso, separa bene le ciglia, mantiene la curvatura tutto il giorno, ma soprattutto si toglie in una maniera facilissima, cioè non va assolutamente a stressarmi le ciglia e quindi lo posso veramente utilizzare quotidianamente perché non mi dà assolutamente nessun problema, non mi irrita l'occhio, non me lo fa lacrimare. Questo qua è veramente uno spettacolo. Io questo qui ve lo consiglio assolutamente. Se avete problemi nel trovare un mascara, secondo me questo può essere la vostra risposta. Per quanto riguarda le labbra, io ho soltanto come matita questa qui, la Pillow Talk nella versione medium, che l'ho presa in abbinamento a rossetto, Pillow Talk Medium, e devo dire che le matite mi piacciono veramente tanto, anche se ho solo questa qui, però sostanzialmente sono
tutte uguali, mi sono anche confrontata con altre persone e mi hanno detto che sono praticamente tutte uguali, sono molto scorrevoli, secche appunto giusto, le potete utilizzare sia come contorno labbra ma anche come rossetto vero e proprio, sono durevoli e non vanno a seccare estremamente le labbra, quindi mi piacciono molto molto molto. Guarda, sempre labbra e i rossetti, non riesco a farveli vedere, eccoli qui. Allora, a me i rossetti di Charlotte, come si può vedere dal malloppo, mi piacciono tantissimo. Sono uno tra i miei pezzi preferiti, insieme all'Hollywood Flawless Filter e alle palette occhi. Mi piacciono tanto perché tutte le formulazioni, sia i kissing, quindi i primi usciti, quelli molto più morbidi, cremosi, sia i matte, mi piacciono veramente tutti perché li trovo estremamente confortevoli, durano, non seccano le labbra, sono dei rossetti facili da portare, facili da indossare, facili da applicare, facili da riapplicare anche senza lo specchietto. C'è una gamma colori veramente vasta, ma sempre tutti molto ricercati, molto eleganti. Io ve li consiglio assolutamente, è vero che costano un po', però sono veramente dei rossetti super validi e io in commercio rossetti simili a questi, c'è cioè proprio dupe di questi rossetti, non parlo di colore, ma parlo proprio di formulazione, non ne ho trovati. Questi quindi i prodotti che io ho testato e ritestato di Charlotte e che vi consiglio e non vi consiglio. Cioè, in realtà non c'è un prodotto che non vi consiglierei perché Charlotte comunque fa dei pezzi sempre molto ben pensati, non butta lì fuori cose a caso. Non c'è qualcosa che dici ok, questa è una ciofeca, no? Cioè, no, sono tutti prodotti veramente validi. Poi c'è a gusti personali, cioè quello che ti piace di più, quello che ti piace un po' di meno, però non c'è qualcosa che non vi consiglio diciamo, in linea di massima. Ci sono quelle cose che a me sono piaciute di più e mi sono piaciute un po' meno. Comunque a me lei piace tantissimo perché fa veramente prodotti per la persona comune, cioè per chi veramente va a comprarsi. Sono tutti prodotti che funzionano bene sulla pelle, sulla texture della pelle, che si sposano con la maggior parte delle tipologie di pelle e c'è anche una gamma colori veramente molto molto vasta, quindi lei è molto attenta anche a tutte le tipologie di incarnato, tutti i toni di incarnato e appunto fa sempre prodotti molto ricercati e tutti quanti molto validi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato di interesse. Se avete delle domande, delle curiosità su questi prodotti o su altri prodotti del brand, lasciate pure giù nei commenti, io vi leggo sempre con tantissimo piacere. Se ancora non siete iscritti al canale e vi va, iscrivetevi e se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, un pollice in su, ne sarei felicissima. Io vi ricordo come sempre il nostro appuntamento di venerdì alle 12, intanto vi mando un bacio grandissimo, vi auguro un sereno e felice weekend e noi ci vediamo settimana prossima.